dicevamo, ciao a tutti, bentrovati. Andiamo a vedere insieme quelle che sono le com'è che le hanno chiamate? Le hanno chiamate Secret Rare. Secret Rare, che sono una nuova forma di rarità. È una nuova forma di rarità, non sono più alternative, full art, eccetera. Sono tutte queste super rare che usciranno in Crown Zenith, che fa parte dell'edizione di V-Star Universe già uscita in Giappone. Andiamo a vedere queste e le carte di Scarlet e Violet. Non ne facciamo un'analisi, semplicemente le andiamo a vedere in attesa poi che confermino l'uscita di quel set in, in Europa. Allora, nel caso io ve le riporto, metti che per qualunque motivo non vi sfugge il fatto di collegare una carta a un'altra. Questo è il Manaphy che parla panca, ok? Per cui c'è quell'orribile Manaphy che abbiamo adesso, che non ha un'immagine decente. Questa è una bellissima immagine. Manaphy, tra l'altro, è giocato ovunque, sarà ancora giocato per tutto l'anno prossimo, perché una carta che parla panchina è sempre utilizzata. E col fatto che non escono di box, ma escono di confezioni speciali, non si sa ancora che prezzo avranno. Potrà essere alto, potrà essere basso, io non lo so ancora, onestamente. Vediamo, stiamo a vedere. Ah, vero. Devo ricordarmi che nel momento in cui sono su YouTube devo mettere una canzone no copyright. Si sa mai che... Ok. Ok. Stavo decisamente meglio prima, ma vabbè. Questa è carina, Dialga è più bello. Dialga è molto bello. Non lo gioco di Aga, non lo gioco di Aga. Via. Dicevamo, Mew. Questo è il Mew che guarda 6 e prende un item. Adorabile, anche questo, assolutamente. Ciao Andrew, ciao bello. Diancy, quello che parla panca. Beh. Questo di Absol possiamo apprezzare l'immagine, ma Absol così come Altaria, male male. Io adoro Gudra. Tenete conto però che Gudra eventualmente potremmo pensare di usarlo soltanto nel momento in cui... Cioè possiamo usarlo soltanto per un mese, perché poi escono le ex, per cui... Io non sono ancora riuscito a trovare un mazzo all'altezza di questo Gudra, però ci continuiamo a provare. Ciao, sono Peppe, bella zia. Mafia e me, quello che hai mostrato è F. Non sono sicuro che Manaphy sia E. Vabbè, poi ci pensiamo. Abbiamo fatto... Vabbè, ma è vero, Dialga non ha fatto top 8. Si sta mangiando 5 babà. Allora, sì, ho saltato il Mewtwo e Charizard. Allora, non sono sicuramente un fan di questi Pokémon. Non sono un fan di questi hardcore. Non sono... Sono sicuro. Io non no. Però vedi tu. Zoroark. Carino. Mi piace questo modo di disegnare. Molto figo. Molto carino. No. No. Per me no. Per me no. Per me sì, adorabile. Il Miltank che è pronto a farsi una scorpacciata, bellissimo. Bellissimo. Però poi sono trovato il 10 milioni di c'è. Ciao giù! Ciao bello, grazie mille per subscribe, grazie mille per l'abbonamento. Bentornato. Stiamo guardando insieme il set che uscirà settimana prossima.
Non ho idea di che cosa sia successo a questo Moltres. Male male. Questa è carina. Questa è carina perché la carta non è Numel, ma è Ditto. Perché se guardate il Numel che c'è in a metà immagine, questa è Ditto. Molto carina. Molto carina. Siamo solo per dare carte ai nuovi collezionisti. Il Doomspulse, anzi i Doomspulse sparsi per la stanza. Figo. Ecco, sta tipo uno bello. Questo lo trovo straordinariamente simpatico. Lo Zapdos che arriva, che è più veloce anche del Dora. Carino, questo è carino. Volentieri, giù, volentieri, volentieri. Dopo ne parliamo. Roxanne. Non mi piace come è disegnata. Non mi piace come è disegnata. Stessa cosa Gardenia. Cioè, carino il concetto, non mi piace come sono disegnate. Allora, questa è carina. È così così, nel senso, mi piace molto il la Cinzia, mi piace molto il Gastrodon. Non mi convince lo sfondo. Molto molto figa, molto figa come immagine. Questa è grande. Ryan che firma la Pokéball. Questa è bellissima. Questa è proprio bella. Non penso non andrei mai a preferire questa immagine al full art che già c'è. Gioco Pokémon preferito per console. Pokémon XD Tempesta Oscura. Sì, sì, lo sfondo è quello, quello di Cinzia, lo sfondo è quello. Ma non mi convince come è disegnato. Raikou è... Allora, hanno fatto Raikou, Suicune e Entei. Entei è molto brutto, gli altri due sono carini. Mi piace che finalmente abbiano una full art, perché non ce li hanno ancora. Se ci pensate, stiamo iniziando a usare Raikou come... counter di lui all'inizio, alcune altre situazioni, e non ha una full art perché non ce le hanno. Queste invece finalmente gliene vengono date, carina. Bello anche il Suicune, proprio di diverso, proprio il modo in cui viene disegnato Entei non piace. Ma sapete cosa? Avrei preferito che tri di Pokémon leggendari, come in questo caso Entei, Suicune e Raikou, venissero disegnate dalla stessa persona, in modo da avere un effettivo collegamento tra i tre. Perché qui abbiamo tre modi completamente diversi di disegnare. Qui abbiamo, cioè proprio li vedete, c'è anche il tratto che hanno usato, no? Sono proprio modi diversi di disegnare. Il Raikou non ha uno sfondo, perché di fatto non ha uno sfondo, è semplicemente Raikou che simula il fatto che stia correndo velocissimo. Suicune invece ha uno sfondo fenomenale. Guardate dietro che bello, quella sorta di aurora boreale con le stelle cadenti in mezzo ai ghiacci, bellissimo. E te fa vomitare. Sembra proprio... cioè, ancora apprezzabile il Vulcano, ma in te proprio fatto male. Questo è un peccato, un peccato. Questo è Orbitolo Deoxys. È Deoxys. Ok, va bene. Glaceon. Bello lì, fiamme. Bello lì, fiamme, carino. Piace il colore, proprio... Ah, verde e azzurro sono i colori che preferisco. Questo è fatto... Questo mi piace molto. Questo mi piace molto con carta. Ok. Inizierò il V-Star questo, eh. È un bel primo piano. Però sembra mia nonna ogni volta che prova a fare una foto alla famiglia, ma in realtà si fa i selfie. Qui proprio. Va bene. Okay, carino, viva.
questa è una di quelle carte nuove. Non è granché come carta, però. Ok. Ok, sono... Va bene. Non so onestamente come commentare questo. Non è neanche Tomokatsu, tra l'altro, no? Non so onestamente come commentare questo... Sì, va bene. Assolutamente no. Assolutamente no. Gudra. Mio Manafi e Gudra è bellissimo. Ok, questo è l'altro Deoxys. Carino. Tomokatsu. Eccolo lì. Non mi piace lì. A te piace? Carino. Cioè, a voler fare un Pokémon in grande, piuttosto che il Lucario come hanno fatto prima, apprezzo molto di più questo Zerora. Purtroppo sì, purtroppo la maggior parte di queste carte sono inutili chiaramente. Però sono molto belle. Come bisogna fare qua? Vedi, io... Ovviamente a me della lore interessa quasi nulla, apprezzo semplicemente il disegno, anche fino a se stesso. Il disegno lì posso capire, ok, il riferimento, però... Vedi, anche qua ci sono Lunaton e Solrock. Ho apprezzato il fatto che abbiano avuto colori simili, perché se vedete la parte sotto e la parte sopra hanno gli stessi richiami a livello di colore. Però guardate il tratto con cui è fatto Lunaton e il tratto con cui è fatto Solrock. Cioè, hanno perfino il Volibear e il Volbeat e l'Illumise lì attaccati. Cioè, uno però ha un tratto definito, l'altro invece no. Apprezzo di più questo, a me questa immagine piace molto. Avrei apprezzato di più il fatto che una coppia di questo tipo fosse disegnata con lo stesso stile. Benvenuto il Volibear, sì, benvenuto il Volibear. No, è uguale Volibear, Volbeat è uguale alla fine. Se vedi la faccia è chiaramente la stessa. Questo cos'è? Adaman? Un'altra Irida. Wow. Era questo Lapras. C'era qualcuno che diceva Lapras prima. Carino. Molto carino. Finita. Lapras. E poi arrivano le carte nuove. A livello di giocabilità c'è molto poco. Scarta le prime 5, 40 per ogni energia scartata. 20 ogni volta che deve stare essendo energia IV. Guarda le prime 3 carte del mazzo. Scegli quante energie vuoi assegnare a questo Pokémon. 150. A livello di giocabilità di carte, a livello competitivo direi soltanto Eternatus. Voglio provarlo, voglio onestamente provarlo. È proprio interessante. Questo è proprio interessante. Mettere in campo il primo turno di VMAX è interessante. Il Regi, sono sempre un fan di Regi, avrò sempre un posto nel mio cuore, ma a me questo non dice granché al momento. Poi lo approfondiremo, però vediamo. E la Sky Stealing Stone, questa invece è figa. La segna un V, puoi usare questa abilità. Quando metti KO un Pokémon Vista o VMAX, peschi un premio in più. Per cui esempio pratico, Drapion che fa KO Mew pesca 4 premi invece che 3. Carino. Pesca 3. Va bene. Allora, sono contento dell'uscita di alcune carte specifiche. Questi sono Pokémon di supporto. Non vedo alcune carte. Non vedo alcune carte. So per certo che escono Zacian, Zamazenta,
Qui manca qualche carta. Strano che non ci siano. Vabbè, in maniera molto semplice, il 7 esce tra una settimana, avremo modo di vederle tutte. Ah, non lo conosco qua, per cui lo andrò poi a vedere con calma. Per cui vabbè, queste sono le carte, le ristampe hanno la stessa lettera. Sì. Vistar... Qua ce ne sono altre. Allora, qua ce ne sono altre. Andiamo a vedere se manca qualcosa. Hanno fatto riuscire Palkia, Dialga, Giratina e Arceus in questa forma. Sempre all'interno di Crown Zenith che uscirà settimana prossima. Io, siamo sempre lì, penso che oramai abbiate capito qual è il mio gusto. A me non piace nessuna delle quattro. Immagino che saranno carte che costeranno una fraccata di soldi, ma per me no. Per me assolutamente no, non è il mio stile, non è il mio gusto. Io sono più colorato, sono più per il carino e coccoloso. Allora, ok, qua ce ne sono alcune altre. Ah, ok, allora, il link che ho preso prima era alcune, queste dovrebbero essere tutte, quindi mi aspetto che qua ci siano anche quelle che manco. Tipo, questo Voltorb non c'era prima. Qua abbiamo il Cricketun. Questo è il Magmortar. Ok. Manaphy visto. Ok, qui c'è l'Electivire. Carino. Questo è il Toxicity. Tra l'altro ci sono i due Toxicity, uno del basso e l'altro della chitarra, se non sbaglio. Abbiamo l'Obstagoon e anche il Rillaboom. Carino. Questo è molto carino. Questo è carino. L'Articuno l'abbiamo visto. New. Questo è il Deoxys dei tre Fusion, Rapid e Single Strike. Dato a tutti gli strumenti che ci sono in quei set. Esce anche il Confi. Esce anche il Confi Full Art. Carino. Ciao Zate. Ciao a tutti ragazzi. Ben arrivati. Non lo so, perché male male? Non è brutta. Ah, male male perché costerà un rene? Io onestamente sono... Non lo so, poteva sicuramente essere fatto meglio, a livello di colori in particolare. Però è carina. Io sono curioso di vedere quanto arriveranno a costare queste carte. Figo. Prezzo un sacco questa carta. Molto bene. Escono dai TB, sì. La più è molto bella, dici? Sta. Ok, queste le abbiamo viste. Ah, hanno fatto anche tutti i base, guarda. Tutti sulle montagne. Belli, proprio belli. Tra l'altro, in basso a sinistra, dato che lo stile grafico è sempre lo stesso, potete anche averne la conferma. In basso a sinistra c'è il nome dell'illustratore, in questo caso Kouki Saito. Swablu. Riolu, Duskull, Bidoof, vedi che sono tutti uguali. Io questa è una cosa che apprezzo un sacco. Proprio belle. Dipendesse da me, le carte sarebbero stampate tutte così. Io le apprezzo proprio, mi piacciono molto di più. Poi ditemi voi che cosa ne pensate, ma dipendesse da me le carte sarebbero tutte così. Troppo belle. Tutte full art, proprio belle. Non così. Così. Così sì. Sono bellissime, vero? Ok, questa l'abbiamo vista prima. Ok. Per me no.
Io a me i Pokémon Pongo non sono mai piaciuti. Qui de gustibus, raga. C'è chi piace, c'è chi non piace. Darkrai, Samurott. Ah, un altro Corless. Ah. Boh. Non so onestamente quale giocherei. Perché sono stili completamente diversi. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è Grant. Guardate che bruttini i Pokémon che ci sono in basso. Questo non mi piace. Ok, ci iniziamo. Questo Cerele non è male. Tanto questo Cerele è proprio classico. Proprio ogni volta che vedo un anime sono disegnate in questo modo proprio. Con tutto proprio. Lo sfondo, le foglie, il camion dietro. No? Facci caso. Cioè proprio letteralmente ogni anime che ho visto praticamente lo stile artistico è questo. Questo è molto carino. Queste come sopra, no? Ah, la Melanie che cucina. Simpatica. Ah, questo chi sarebbe? Volo? Questa è un'altra immagine di Volo. Prima, tenete conto che io non essendo arrivato alla fine del di Leggende di Arceus, io l'ho sempre visto in questo abito, non l'ho mai visto nell'altro, per cui lesa. Nuova research e nuovo boss, Ciro e Rowan. Io rimango della mia. Arceus l'ho giocato. Ho solo l'elenco delle cose da fare con i film. Molto bella l'immagine. Queste sono le nuove energie. Ok. Anche qua però non ci sono quelle carte in più. Vabbè raga, settimana prossima lo vedremo. Sembrano molto belle. Sembrano molto belle. Ok, allora. Abbiamo visto finora le carte che usciranno settimana prossima di Crown Zenith. Settimana prossima in Giappone, però Crown Zenith è da noi, queste usciranno in Giappone. Uscirà Scarlet e Violet, quindi Scarlatto e Violetto. Non sappiamo ancora la rarità di quelle, perché uscendo da Teen non sappiamo ancora, lo scopriremo. Allora, che cosa possiamo dire del nuovo set? Il nuovo set sarà il primo con la lettera G. In basso a sinistra potete vedere la lettera G. Il bordo grigio delle carte giapponesi sarà ripreso. Sarà il primo set, grande novità estetica, sarà il primo set in cui ci saranno questi sfondi grigi invece dello sfondo giallo. E abbandoneremo le V, quindi Pokémon V, V-Star, V-Max che abbiamo usato nel corso degli ultimi anni, per andare a riprendere una meccanica che era già stata usata in passato, che era quella delle X. Non mi aspetto onestamente che all'inizio le X siano enormi. Qualcuna forse, ma tutto sommato io i primi set sono sempre di aggiustamento, non mi aspetto niente di enorme. Tenete conto che questo set verrà utilizzato per la prima volta all'Internazionale di Londra, che giocheremo ad aprile, e sarà un torneo molto particolare, come ho più volte ripetuto in live, perché sarà un torneo che non solo vedrà un nuovo set con meccaniche tutte nuove come quella delle X, che sarà questo di Scarlatto Violetto, ma nello stesso momento ci sarà anche la rotazione del formato standard, che vedrà
tante carte, tante carte importanti, tanti set, allontanarsi. Per cui vediamo. No, non so onestamente se preferire l'argento. Penso che non mi cambi nulla. Se so, vedremo. Le ex sono... Adesso le andiamo a vedere le ex. Allora, Cacnea, se è danneggiato l'avversario si prende 30. Cathur, se è danneggiato l'avversario si prende 30. Skiddo. Tra l'altro mi aspetto a questo punto di vedere già Pokémon di Scarlatto e Violetto, giustamente, visto che l'espansione è incentrata su quelli, mi aspetto di vedere quasi solo quelli in realtà. Dolly, durante il prossimo turno se il difensore prova ad attaccare, anche no. Arboliva. Quando giochi questo Pokémon per evolvere uno dei tuoi Pokémon, puoi curare tutti i danni da uno dei tuoi Pokémon. È un fase 2. Cura tutto, però è un fase 2. Flippa, per me no. Charcadet. Quante volte vuoi durante il tuo turno, puoi muovere una fuoco da un tuo Pokémon in panchina al tuo Pokémon attivo. Allora, ecco qua, il primo ex. In modo che anche Mar lo vede. Ex, Gyarados ex, evolve da Magikarp. Per cui, in panchina attivo, quando è, abbiamo Magikarp. Simpatico Magikarp che se esce testa fa 10. Lo possiamo evolvere. Fase 1 Gyarados. Tra l'altro carta ovviamente imbarazzante, no? Per cui cioè con 3 fa 100, con 5 fa 3,60. Se l'avessero già dei danni. Per cui carta di per sé che non vedrà mai la luce, assolutamente inutile, inutilizzabile eccetera. Abbiamo le prime novità. È un Pokémon, come potete vedere, terra cristallizzato. In questo caso, allora, è l'inizio. A me piacerebbe vedere, sfruttare la terra cristallizzazione per cambiare effettivamente tipo ai Pokémon. Mi aspetto sinceramente che in futuro usciranno le tool in grado di... Allora, vi spiego quello che mi aspetto succeda. E qua in realtà sono anche abbastanza sicuro perché da come lo stanno facendo la strada sembra essere quella. Tutti i Tera hanno lo stesso potere. Qui in questo caso abbiamo quel Tera Stall che leggiamo sopra, che dice questo Pokémon non prende danni finché è in panchina. Ok? Mi aspetto che esca in futuro una tool o più tool, una per tipo, che dice puoi assegnare questa carta soltanto a un Pokémon Tera Stall, il nuovo tipo di quel Pokémon, oppure aggiungi o sostituisci, diventa a seconda di quello che è stato scelto. Io questa mi aspetto che assolutamente succeda, ma è abbastanza scontato, è abbastanza chiamata come cosa. La terra cristallizzazione fa cambiare tipo ai Pokémon nel videogioco. Mi aspetto succeda la stessa identica cosa con le carte. E saranno questi Pokémon specifici a poterlo fare, invece che tutti. Ci sta. Gyarados di per sé. Allora, magari una terra cristallizzazione pensata in questo modo potrà effettivamente dire qualcosa. Al momento questi attacchi sono ovviamente inguardabili. Hanno tanta vita, ok, però... Allora, 20 in più per ogni energia. Cerca il mazzo di energie. Allora, questo è carino. Lancia 3 monete. Per ogni testa, scarta 3 carte dal mazzo avversario. Questa è carina. Post rotazione. Non sono sicuro che la stadio rimanga. Non sono sicuro che la stadio rimanga. C'era oggi un post su Twitter proprio di questo. Vediamo se è proprio qua. No, niente, senza. C'era un post su Twitter che diceva che no, devo controllare. Sostanzialmente lo possiamo usare assieme al Frosmoth e alla stadio che riflippa. Non è male, nel senso, se pigliate 3 teste scavate 9 carte in un turno all'avversario,
mettere un fase 1. È carino. Dondozzo e Tatsujiri. Per quelli che sono nel gruppo, che sono nel gruppo sicuramente lo sanno. Io ho giocato abbastanza a scalato diretto, il gioco mi è piaciuto. E nel momento, nel preciso momento in cui ho visto questi due, li ho subito messi in squadra. Proprio esteticamente sono quello che a me piace vedere dei Pokémon. Nel senso, sono sempre lì, sono a gusti, è sempre gusto. Ma questo non è un Pokémon. Ok, è una persona da cui escono, da cui che sparano cose che piacciono. Questo è un Pokémon. Questo è un sushi. Questo è un Pokémon. Per me proprio questi sono stadio. Cioè sono Pokémon. E a me piacciono proprio. Qui è 50 per ogni Tatsujin negli scarti, per cui con una doppia fa 200. Quanta in panca. Ok, qua abbiamo già il primo potenziale BDF. Qui abbiamo già il primo potenziale BDF. Il potere dell'arma rubio, devi leggerlo. L'ho già letto. Sposta le energie. Orribile. Vediamo questo. Andiamo a vedere le cose interessanti. Allora, immaginatevi che Ralts e Kirlia non siano questi. Vabbè, questo chi se ne frega. Immaginate che il Kirlia sia invece quello dell'ultima espansione, che dice scarta una, pesca due. Per cui stiamo parlando già di un Pokémon con la Level Ball che rimane in formato, quindi 90 di vita, per cui perfetto, con un'enorme consistenza. Scarta una, pesca due. Ok. Gardevoir X, 310 di vita. Quante volte vuoi durante il tuo turno, puoi assegnare una psico dagli scarti a uno dei Pokémon psico. Se lo fai, gli metti sopra due danni. Mewtwo V-Union. Enorme, grosso. Mena subito in un colpo. Viene scattato dal Kirlia. Per cui la Sander su Twitter è stato subito il primo a far saltare sopra le antenne a tutti. Tengo lo stesso mazzo sostanzialmente che ha usato Sander. L'unica differenza è che in un mazzo come quello che c'è adesso, Kirlia Mewtwo, possiamo usare soltanto Mewtwo come attaccante perché deve caricarsi le energie. In questo caso invece può essere un qualcosa in più, un fattore aggiunto. Contando che qui stiamo guardando tutti i Pokémon che hanno debolezza buio, si aggiunge eventualmente un qualcosa di psico che non ha debolezza buio e si fa giocare con quello. La combinazione è assolutamente molto forte. Il suo attacco è 190 e cura le condizioni speciali. No, questo Gardevoir è molto forte. Pur essendo un fase 2. Perché è un finto fase 2. Perché il fase 1 di per sé è già un ottimo Pokémon. Metti 8 danni come vuoi, con 3 non lo farò mai. Se esce testa anche no. Previene tutto il danno fatto dai fuoco e non può essere bruciato. Ok. 30 più 50 con 3. L'avversario non può usare quell'attacco. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano in panchina, puoi scegliere due Pokémon in panchina dell'avversario e mettere un danno su ciascuno di loro. Uno Zigzagoon più forte. Zigzagoon lo mette anche attivo, ok. Questo è carino. Questo è carino, non mi viene al momento in mente un'applicazione, però questo è carino. Senza retino è meno carino. Senza retino è meno carino. Ma ho il sentore che da qui ai 2 anni in cui rimarrà il retino tornerà. Allora, Pokémon molto brutti, disegnati molto male. Grit Task X. Questo non è Tera. Qui non tutte le X sono Tera. Ok. 40 startano a stadio con 3 lotta,
250 e si infligge 50. Ok. Coraidon. Allora, Coraidon e Miraidon sono effettivamente dei Pokémon decenti. Tipo lotta. Un altro turno puoi assegnare due energie lotta dagli scarti a uno dei tuoi Pokémon base lotta. Ai tuoi Pokémon base lotta come vuoi. Se lo fai, il tuo turno termina. Per cui, primo turno, stiamo parlando di un potere molto forte. Quindi qualcosa di veloce, super boy aggressivo. È un Pokémon base con 230 di vita, per cui onesto. 220, non lo può usare il prossimo turno, assolutamente aggirabile. Questo è carino. Bisogna capire un attimino poi come portarlo avanti. Nel senso, ok, fai un enorme T1, va bene. Al T2 sei pronto per attaccare, ma come continua poi la partita? Miraidon, per quanto mi riguarda, a prima vista sembra migliore. Sono gli unici due che conosco, poi. Toxicroak. C'è che al mazzo due carte che vuoi mettere in mano. Per un fase 1 direi di no. Avvelenato da 6. Però con 3. King Gambit. Finché è in gioco, l'attacco dei tuoi base fa 30 in più. Fase 2. Devi scartare un'energia dalla tua mano per usare questa abilità. Pesca fino ad avere 6. Questo è figo. Questo è carino. Non mi vengono in mente adesso applicazioni pratiche per lo scartare. Però scarta una, pesca fino ad avere 6. Non è male. Fase 1. 140 di vita, per cui neanche... No, mi piace, sennò che sia un base, questo è un fase 1. Però è carino. Sono abbastanza sicuro che questo è una di quelle carte che... avrò il piacere di usare. Qual è stato il Pokémon che ritenevi scarso e invece è diventato rotto? Picacron. Mi ero completamente dimenticato tutte le altre carte che gli assegnavano le energie. Ok. Per rispondere a Henry, questo è un'evoluzione, ma non è un tira. Per cui solo alcuni saranno tira a questo punto. 30 danni per ognuno dei Pokémon in panchina dell'avversario. Molto male. Finiti. No, aspetta, ci resta un altro poco perché... Ah, ok, appunto. Manca il Miraidon. Allora, ristampano Palpad. Ottimo, per quanto lo vorrei vedere Gold. Ristampa una Nest Ball. Io sono già andato a prendere le mie nel raccoglitore immediatamente, non ci ho neanche pensato due volte. Rock Chestplate. Il Pokémon lotta cui è assegnata a questa carta prende 30 danni in meno. Ristampa un Xshare. Non ho idea se sia ancora informato al momento, ma tanto è una di quelle carte che non viene usata. Defiant Band. Se hai più premi dell'avversario, il Pokémon a cui è assegnata questa carta fa 30 danni in più all'attivo. Jack! Cerca il mazzo due evoluzioni e mettetele in mano. Carte come queste non hanno mai ottenuto grande successo. Prendi un'energia assegnata al Pokémon attivo dell'avversario e mettigliela in cima al mazzo. Questa è carina. Dal punto di vista control, questa è carina perché gli blocchi la pescata. Di fatto gli stai buttando della serie. Luxray, gli guardi la mano, lo metti in una situazione in cui non ha nulla, gli fai sparire l'energia e pesca quella. Spero ci sia full art. Spero ci sia full art perché questa carta è molto bella. Poi ovvio, non la assegna e non la puoi usare, chiaro.
Nova research. Riprendi un Pokémon base e tutte le carte che ha assegnato in mano. Io sono contento. Ho già due carte per i control. Io sono contento. Non c'è neanche un Pokémon, eh? C'è neanche un Pokémon. Queste due però sono buone. Queste due sono buone. Anche qui hanno lasciato che i cattivi. Sane sta andando avanti la settimana con Mimikyu V e la Penny. Beh, ma è vero. È vero. Entra, danno, Penny. Entra, danno, Penny. Carino. Late game poi. Mezzo devastante, eh. Beach. Da che bella. Il costo di tirata di base è uno in meno. Figo. Esattamente quello di cui il mio nuovo Lost Box aveva bisogno. Carino. Bella sta Beach. Painko, Heracross, questo può evolvere subito, questo può evolvere subito. 50, se esce testa l'avversario effettua una speciale condizione. Spidosex, l'avversario ritira uno in più. Non dice che deve essere attivo. Per cui con tanti speedups in campo, l'avversario ritira a un botto. 90 più 30 per ogni energia nel costo dell'attivo, ovviamente. Questo è simpatico. Questo è simpatico. C'è ancora il Leafeon. Che gli dà l'energia all'inizio. No, ovviamente senza Gardenia. Non serve. Il motore erba non è granché al momento. Vediamo se gli stampano qualcosa. Questo è carino però. Oddio, Dario, sono in live. Allora. Puoi scegliere un'energia assegnata all'attivo avversario e muoverla in panchina. Ok. Arcanine 30 più 10 per ogni danno su di lui. È un Terra Crystal anche lui. 280. Zio, bravo che sei arrivato. Ora sto finendo di vedere insieme il set. Poi se rimane ci sono. Slowbro, quante volte vuoi durante il tuo turno puoi muovere un danno da uno dei tuoi Pokémon a lui. Ciao Mata, ciao a tutti ragazzi, ben arrivati. Allora, bello, bello il set. Allora, è il primo set X, per cui non mi aspetto che ci sia qualcosa di enorme. Ci sono alcune carte simpatiche, quello sì. Allora, questo è bellissimo. Guarda che bello. Ma allora, io spero di non essere soltanto io a cui piacciono questi Pokémon. A me come design sono li trovo adorabili. Li trovo adorabili. Mazex, ora, cioè, è un fase 2 per coerenza, contando che finora i base hanno... Cioè, Regi Vistare è un fase 1 con 300, qui X con 330. Questo poco non può essere paralizzato. Vabbè. Cerca nella pia degli scarti un item. Dialga, mi prendo una carta che voglio. Scegli due carte, la mano avversario senza guardarlo. Vedete? Questo è quello che mi piace. Gli rimischi nel mazzo, non li scarti. Non c'è più neanche una carta che gli scarta carte alla mano.
Una volta al primo puoi cercare nel mazzo un'energia base elettro e assegnarla a questo Pokémon. Ah, però scarta tutto. Ok, questo è carino. Questo è carino. Una volta per turno puoi cercare nel mazzo due Pokémon base elettro e metterli in panchina. Il turno non termina, per cui stiamo già parlando di qualcosa di figo, nel senso... Parto con lui, perfetto, parto con lui. Potere, metto in campo altri due di lui. Potere di uno, metto in campo due Marip, se vogliamo farlo in questo modo, no? Insomma, possiamo mettere quello che vogliamo. Questo è carino. Questo è oggettivamente come PSN. Sì, PSN davvero. Ma lettera è più facile, si va per lettere. Sappiamo che quest'anno ruota la D, l'anno prossimo ruoterà la E, l'anno prossimo ruoterà la F. È molto semplice. Attacco 220, non può attaccare il prossimo turno. Non abbiamo modo di accelerare le energie, ma so già che esce un addestramento schifosamente rotto. Per cui, per quanto mi riguarda, questo è il Pokémon sicuramente assieme a Gardevoir il più forte dell'espansione. 30 anni, l'avversario non può giocare item. È più carino se gli davano trainer, contando che è un fase 1. E poi c'aveva il Poltergeist classico. Va bene. 120. Tutto il danno fatto al Pokémon difensore ridotto di 30. Pokémon non devo essere. In Giappone sta andando molto Lightning Box con quello. Vabbè, non faccio fatica a capire perché. Fino a quando questo Pokémon è attivo, ogni Pokémon base, ciascun giocatore, non ha abilità. Bello. Un bel counter al Nidoran e al Coraidon. Carino questo. Partire con lui deve essere bello interessante. Poi gli avessero dato anche un attacco vero, questa carta era molto forte. Così... Guarda la mano avversario, scegli una supporter e gli la rimetti nel ma. $70 per ogni premio preso dall'avversario. Vabbè. Quando dice lancia una moneta, neanche lo prendo in considerazione. Una volta per turno puoi switchare l'avversario. Puoi far switchare l'avversario. Ora, cioè, non prenderò mai un fase 2 per fare un escape rope. Cerchi nel mazzo tra i tool e mettetele in mano. Lancia, per cui no. Iron Threads. Fase 1, 220 di vita. 33 avversari. 160 va in panchina con 4. Blaze esteticamente molto bello. 150 muove tutta l'energia in panca. È fase 1, non aspetta tradurre. Vabbè, sempre schifo. Ma allora, tutto turno puoi mischiare la tua mano. Puoi mischiare la tua mano e far tornare le carte in fondo al mazzo. Poi pesca una. Mi aspetto che ci sia qualcosa che vada in combo con questo, sennò perché dovrei voler mischiare tutta la carta che ho in mano e poi pescarne una? Va bene. Circa l'evoluzione. 70 per ognuno di quelli che è in gioco. Lancia la moneta. Eccolo qua. Electricity Generator. Guarda le prime 5 carte. Scegli. Guarda le prime 5 carte del mazzo. Scegli fino a 2 energie elettro. E assegnale ai tuoi Pokémon in panchina elettro come vuoi. Ok. Ok.
Ristampa della Ultra Ball. Curo 30 tutti i Pokémon, anche quelli degli avversari. Ristampa della Candy, ristampa del Rocky Helmet. Se la usi questa carta, tuo turno termina. Mischia la mano nel mazzo, pesca 8. Questa non è brutta. Questa non è brutta, nel senso, immaginate tipo, non so, Weezing, che comunque durante il suo turno non fa niente, ok? Ho davanti un Weezing, mischio pesco 8. Non è brutta. Cioè, c'è di roba brutta. Cerca il mazzo un item e una tool. Ne parlavo oggi di questa. Questa a me piace. Rimischia 5 Pokémon dagli scampi nel mazzo. Poi pesca 3. Se non sbaglio, se ne va via il Rod. È vero che rimane la Clara che ce le tiene direttamente in mano. Clara comunque sarà più forte perché prende Pokémon ed energie, ok? Avere però qualcosa comunque che rimischia Pokémon nel mazzo e in più mi fa anche pescare. Questa è carina. Una volta durante il turno ciascun giocatore, puoi lanciare la moneta, se c'è testa, c'è anche il mazzo un Pokémon e te lo metti in mano. Così. Per entrambi i giocatori. Va bene. Poi ci sono quelle che sono già uscite. Che sono queste, per cui di nuovo il martello. Di nuovo il catch, energy search. Lucario, inguardabile. Energy switch, ristampa. Tra l'altro questo so che esce gold. No, è già uscito gold, molto bello. Energy search, ristampa, pozione, Nest Ball, come abbiamo visto, Ultra Ball, Poké Gear, Switch. Io continuo a ripetervi che Switch ed Energy Search sono le carte che non sono mai uscite dai formati standard e non lo faranno mai. Pokémon Catcher, Judge, è cambiato il Judge, c'è sto tipo adesso, simpatico. Mischia il mazzo, pesca 5, la nuova Shauna e la nuova Research. Sì, Tylo, io guarda, facevo quasi riferimento a te che dicevi non c'è lo Switch. C'è lo Switch, c'è sempre lo Switch. Segna 2 energie. Ampharos, chiaramente inguardabile. Cerca l'evoluzione, pesca 3. Una volta per turno puoi cercare un'energia e puoi assegnare un'energia, ma è in fase 2, non farò mai. 30 per ogni energia assegnata a entrambi gli attivi, ma con 3. Energy Retriever, Energy Search, Crashing Gammer. Qui tutti ristampi, gli addestramenti. Vitality, fai 10 danni in più. Va bene. Va bene, se volete tenere d'occhio qualcosa, almeno sapete che dovete già prendere la Nest Ball, io l'ho già fatto. E Pokémon interessanti sicuramente abbiamo il Miraidon, il Gardevoir e così di primo acchito mi hanno colpito quei due. Poi a livello di giocabilità ovviamente dobbiamo pensarle anche con tutti quelli che già ci sono, però andremo a vedere. Niente di che, non mi aspettavo lo fosse. Ma è tanto piace? No. Niente di che, non mi aspettavo lo fosse. I primi set sono ovviamente sempre così. E direi ok. Non penso che cambierà molto il formato in previsione dell'internazionale. Però avremo sicuramente di che testare, quello sì. Bene, grazie a tutti per aver visto il video, vi rimando al prossimo video su YouTube e le live su Twitch.